Non credo che sia stata una bella partita dal punto di vista agonistico, dell'intensità, due squadre forti, perché io credo che Catanzaro è una squadra di alto livello, per organico e per qualità tecniche, combattuta, ma io non ci sono state tante occasioni da gol come all'andata, dove c'è stata più qualità, però anche oggi è stata una partita bella da vedere, entusiasmante, poi credo che non è che abbiamo sfruttato l'episodio, abbiamo sfruttato i 20 minuti dove abbiamo messo un pochettino pressione nella metà campo avversaria al Catanzaro, creando l'occasione con Reginaldo, la parata del portiere, il gol, qualche altra situazione potevamo fare anche il secondo gol e la sfruttavamo meglio, e poi sapevamo che poteva ritornare anche il Catanzaro per le qualità che c'ha. Siamo stati fortunati nell'azione del palo, magari a non subire il pareggio, però poi credo che la Regina non abbia rubato niente, anche se è stata una partita molto equilibrata e bella secondo me. Mister, è uno dei giorni più belli della tua carriera potenzialmente? Una bella giornata, perché vincere oggi, le altre soffermate, guadagnare altri due punti è una cosa importante. Poi il derby è sempre una bella partita, mi auguro che sia stata anche bella da vedere, che l'ha vista, si sia divertito, è stata anche dal punto di vista sportivo corretta, questa è la cosa bella. Stefania Scarpò. Nella presentazione di questa partita in tanti ci siamo soffermati sul fatto che si affrontava l'attacco del Catanzaro, che la sfida sarebbe stata soprattutto tra l'attacco del Catanzaro e la difesa della Regina, la difesa almeno battuta di questo campionato, ha vinto la difesa della Regina. Ma non è solo la difesa meno battuta del campionato, è la squadra meno che ha subito meno gol, perché quando noi difendiamo tutti insieme, poi abbiamo i difensori bravi. Siamo anche il miglior attacco, quindi stiamo trovando il giusto equilibrio dopo un periodo difficile dove le assenze secondo me in qualche ruolo hanno un pochettino fatto scendere le nostre prestazioni, nonostante questo abbiamo fatto delle vittorie importanti senza magari brillare, e questa è la cosa più importante, credo, decisiva, che è stata nel momento non brillante nostro ottenere delle vittorie pesanti. Manuel Soluri. Mister, volevo chiederti come giudichi la presunzione di Rivas, con la parte e anche quella di Sunas, che hai indietreggiato insomma un po'. Quest'oggi si è sacrificato, insomma, su una prova, credo, un poco appariscente ma concreta. Ma credo che Rivas, appunto, la squadra abbia fatto bene. Poi Rivas, ho scelto Rivas perché volevamo dare pressione ai centrocampisti, perché Catanzaro sono bravi a manovrare, a giocare, infatti lo hanno fatto poco. Sunas in una sola posizione non sua, si è adattato, però ha messo fisicità, ha messo intensità, ha messo corsa, non sono contento di tutta la squadra, ha fatto una buona prestazione, ma ripeto, vincere qui a Catanzaro non è facile, contro una squadra forte, io reputo una squadra forte. Roberto Foti e poi Stefania Scarpò. Il mister Audelli ha sottolineato il fatto di non aver stretto la mano a fine gara. È problema suo, io per educazione sono andato a stringergli la mano, lui l'ha rifiutato, è un problema suo. Stefania? Mister, più 10 a 10 giornate dalla fine, che cosa vuol dire? Che non devi mollare un attimo, sì, sempre, non devi mollare un attimo, perché con i tre punti bastano due partite e rimetti tutti i giochi, quindi abbiamo questa partita con Monopoli difficile, perché è una squadra che sta andando forte, gioca bene, organizzata, quindi dobbiamo stare sul pezzo, perché questo è il momento di non mollare. Ok, grazie. Siete pronti, Rivas?